Siamo con l'assessore comunale al commercio Massimo Fattorini, con lui vogliamo parlare di questa situazione relativa al mercato, ai mercati appunto che si svolgono a Viterbo, in generale nel centro storico. Ecco, qual è la sua posizione? Allora, io sono stato sempre favorevole ai mercati perché secondo me è un momento di socializzazione. Per conto mio, indipendentemente dal fatto che era assessore, già ci andavo anche prima perché si incontrano persone, si parla. E i mercati vanno ridimensionati e risistemati. Infatti sta uscendo il bando per le future fiere dell'Annunziata e del Santa Rosa, che sarà molto più snello, e occuperemo più aree e lasceremo libera via Cairoli in modo che la gente possa avere un momento di riposo rispetto alla fiera che c'era fino a qualche anno fa. Quest'anno ritorneremo sulle decisioni che ci hanno portato a fare il controllo degli ambulanti, per esempio alla polizia locale, perché il sindaco si è impegnato che rifaremo il controllo alle porte come era una volta, in modo che facciamo entrare quelli autorizzati. E riguardo ai mercati al centro storico, ieri c'è stata una discussione in consiglio in cui, rispetto all'ipotesi presentata da molti consiglieri di spostare il mercato del sabato a via Marconi, piazza del Teatro e piazza del Sagrario, io ho portato dei dati per cui da 106 banchi noi saremmo arrivati a un numero nettamente inferiore, perché calcolando la piazza del Teatro completamente andava a finire a 70 banchi, quindi uscivano fuori 36 ambulanti. Nel momento in cui noi dobbiamo garantire il transito alle automobili, cioè agli autobus, che sono quelli che veicolano gli anziani, che sono i fruitori del mercato, dovevamo lasciare libera buona parte di piazza del Teatro, quindi a piazza del Teatro i banchi diventavano solo 3, quindi noi avevamo 50 banchi per la fiera. Questo chiaramente porta a una riduzione di 56 banchi, e ho visto che ogni volta che si discute di ridurre un solo banco c'è una rissa con l'associazione di categoria, perché sono banchi che durano tanti anni. Inoltre nessuno ha tenuto presente che gli attuali banchi vanno da un minimo di 8x5 a un massimo di 10x5, quindi sono proprio... Invece su questa linea potevo dire che sono nettamente favorevole alla ricostituzione dei vecchi mercati del centro storico. Per esempio Piazza del Gesù, io mi ricordo quando ero piccolo che c'erano la vendita di pesce lungo le scale, adesso ci abbiamo un'altra struttura, però era sempre pieno di gente. Anche quel brutto mercato che attualmente è a San Faustino, nonostante che a me non piaccia, oltretutto non c'è neanche posto per l'automobile, è sempre pieno. Quindi è un momento per centro storico, secondo me, di rivitalizzarlo. Uno dei miei progetti era portare il mercatino di Natale all'interno del centro storico. Non so se sarà possibile, però secondo me porterebbe un po' d'ossigeno, perché d'estate il centro storico vive e d'inverno muore. Per cui, per esempio, ecco, il discorso del mercato del sabato, quindi non è proprio possibile il trasferimento? No, non c'entra assolutamente, e il progetto futuro sarà portarlo al di sotto di in Valle Faul. Questo perché? Perché lì arrivano con le automobili. Perché adesso quando noi occupiamo il parcheggio, quello nostro del comune, con il mercato del sabato, chi vuole andare a fare spesa lì con l'automobile non trova posto. Il motivo è solo quello.